Ciao ragazzi, dopo un po' di video sulla tecnologia, con oggi vorrei iniziare una serie più dedicata all'arte, all'aspetto creativo. In particolare vorrei dar vita a un appuntamento mensile in cui vi andrò a parlare delle mostre, delle iniziative, delle attività del mese che sta per iniziare. Quindi iniziamo subito con il mese di marzo e di quello che, con quello che ci propone. Come prima cosa vi vorrei parlare di una serata d'autore del Circolo Fotografico Oltre Po di Broni. Con questa prima serata di cui vi parlo ci saranno delle fotografie di Michela Brandolini, è una nostra ex socia che ha fatto il corso da noi e poi ha proseguito la sua avventura fotografica indipendentemente e ora torna per mostrarci un suo lavoro sull'India. Un lavoro molto interessante che vi consiglio, anche perché non è proprio il classico lavoro da turista. C'è anche qualcosa di più, qualcosa di personale. Ve lo consiglio, sarà questo giovedì a partire dalle 21 al Circolo Fotografico Oltre Po, Broni, Viale Matteotti. Vi lascerò tutti i link degli articoli, delle mostre e di quello che di cui vi sto parlando qui sotto in descrizione e soprattutto, ancora meglio, nell'articolo sul mio sito saldiatiluca.it. Lì aggiungerò anche qualcosa eventualmente che potrei essermi dimenticato. Se voi mi suggerirete qualcosa che non ho segnato, aggiungerò tutto lì sotto. Un'altra cosa importantissima di cui vi voglio parlare che inizierà a marzo è il corso di fotografia, sempre del Circolo Fotografico Oltre Po. A mio parere è interessantissimo, dura 8 serate il mercoledì sera dalle 9 alle 21, dalle 21 alle 23. Si tratterà un po' di tutto, sia la parte tecnica che quella creativa. Comunque, per maggiori informazioni contattate direttamente l'associazione. Passiamo ora alle altre mostre delle zone qui vi attorno. Quella più attesa probabilmente è quella di Vivien Meyer alle Scuderie del Castello Visconteo. È già iniziata e proseguirà fino al 5 maggio. Sempre a Pavia c'è Il Tempo di uno Scatto, è una mostra di fotografie fatte dalle persone che sono andate a visitare l'Università di Pavia. Credo che sia abbastanza interessante, non tanto a livello fotografico quanto a livello di curiosità personale. Spesso queste mostre le si sottovalutano un po', ma danno spunti anche per una ricerca proprio personale. Spesso si vedono personaggi di cui si è sentito il nome, non si sa chi siano, e viene voglia di cercarli, di approfondire un po' di più. Sempre a Pavia, al Castello Visconteo, c'è la Cina di Zheng Yi, non so se si dica esattamente così, però prendetelo per buono. Altra mostra importantissima, qui ci spostiamo un pochino, andiamo su Milano, è quella di Steve McCurry, Animals, al MUDEC. Anche questa è già iniziata e sarà aperta fino a fine mese. A Milano, al Centro Culturale di Milano, CMC, c'è André Kertész con Lo Stupore della Realtà. Mostra di un autore che spesso è un po' più in secondo piano, non è tra i principali, quelli di cui si parla sempre, ma non sottovalutatelo perché è parecchio interessante. Altra grande mostra che vi consiglio di andare a vedere è Wildlife Photographer of the Year. In questo caso bisogna allontanarsi ancora un pochino di più perché è al Forte di Bard, quindi in Val d'Aosta. È già iniziata il 2 febbraio e proseguirà fino al 2 giugno. Se invece vogliamo stare sempre su zone lontane ma fotograficamente, però stando più vicini, a Milano abbiamo una mostra che si intitola Aquile Abruzzo a Palazzo Fagni e anche questa dovrebbe essere interessante. Dalle prime immagini che ho visto ve la consiglio. Qui ci siamo spostati ancora un po' sul sociale, come anche Human Rights, la storia dell'ONU, sempre a Milano, alla Casa di Vetro. Anche questa è già iniziata e sarà aperta fino al 22 giugno, potrebbe essere interessante. Stesso discorso per
Resilient, fotografie di Marco Gualazzini, scusate, anch'essa a Milano, Forma Meravigli. È già iniziata e sarà solo fino al 24 marzo. Un'altra mostra fotografica che mi ha colpito per le immagini che ho visto è quella di Tommaso Chiappa, che si trova alla Fondazione Maugeri a Pavia, in ospedale, all'interno dell'ospedale. Si chiama infatti Maugeri in Arte. Non so dirvi bene come accedervi, come andarla a visitare, però nel link c'è indicato tutto. Non so dirvi esattamente se potete vederla tutta, se alcune opere sono in zone particolari, non lo so. Comunque negli ospedali di Pavia spesso si trovano delle fotografie esposte anche interessanti. Ci spostiamo ora dalla fotografia all'arte pittorica. In particolare volevo consigliarvi Boldini la moda a Ferrara, a Palazzo dei Diamanti. Sarà aperta fino al 2 giugno. A Milano invece troverete Antonello da Messina, dentro la pittura, a Palazzo Reale questa mostra, e anch'essa fino al 2 giugno. A Milano, in Galleria Italia, troverete anche una mostra molto bella sul romanticismo. Molto bella perché mi interessa come argomento, come quadri, quelli che ho visto sono molto belli, non vi so dire esattamente com'è perché non l'ho ancora vista. Se invece siete più sull'arte moderna, c'è A Visual Protest, The Art of Banksy, a Milano, al MUDEC. Questa è stata molto, molto pubblicizzata, come anche Real Bodies. Real Bodies alcuni l'hanno già vista, opinioni molto contrastanti, qualcuno è piaciuto tantissimo, qualcuno è rimasto un po' scioccato, comunque è da vedere secondo me. La troviamo anch'essa a Milano, allo Spazio Ventura. È già iniziata il 6 ottobre e proseguirà fino al 5 maggio. Torniamo sulla fotografia con Abbandono. È una mostra degli allievi fotografi dell'Istituto Europeo di Design, quindi autori molto giovani, e sarà sempre a Milano alla Scuola di Arti Visive dello IED, aperta fino al 31 marzo. A Palazzo Reale invece potremo vedere il meraviglioso mondo della natura fino al 14 luglio, dal 13 marzo al 14 luglio. Al GAM, Galleria d'Arte Moderna, invece abbiamo Morbelli, fino al 16 giugno. Una mostra che dovrebbe essere abbastanza particolare, soprattutto per l'aspetto sociale, è Surrogati, un amore ideale, all'Osservatorio Prada di Milano. Una mostra un po' su delle tendenze quasi perversioni. Andate a informarvi, ho già visto altre mostre sull'argomento e fanno riflettere. Ok, per questa prima puntata direi che abbiamo visto un po' di mostre e di eventi. Vi invito a suggerirmi eventuali appuntamenti di cui non vi ho parlato, li segnerò tutti sull'articolo sul sito. E vi invito anche a partecipare alle iniziative del Circolo Fotografico, quindi la serata d'autore di Michela Brandolini questo giovedì sera. Vi aspetto per i prossimi video, alla fine mese vedremo ancora questo appuntamento sulle mostre di aprile. E vi invito a mettere mi piace al video se vi è piaciuto, a seguirmi, cliccare anche sulla campanellina per rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò, e di seguirmi anche su Instagram. Ok, grazie a tutti e alla prossima!